Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Sono le 5 e mezza. Farò adesso un video corto, corto, prima di mettermi sotto a preparare la cena. Quindi non fate caso se ciò, se ciò, ciò, se ciò. Oddio, ma come parli? Se ho la faccia sfatta, ma non avevo sinceramente voglia di rifarmi il trucco per girare un video che vedranno in pochissime persone, voglio dire, persone di rilievo e di valore, però insomma, tra di noi, è come se qualcuno mi viene a suonare all'improvviso il campanello di casa, come sto, quindi vado ad aprire. Se apro, perché a volte non apro, però vabbè, questo è un altro discorso. I capelli sono, anche questi, voglio dire, sono andati, però il parrucchiere attende una mia chiamata e io no, al più presto devo andare perché necessito, perché veramente, cioè io non sono capace, non sono mai stata capace di, come dire, farmi quelle belle messe in piega che fa il parrucchiere da sola a casa, sono impedita. Fa niente, avremo altre qualità molto nascoste comunque. Allora, sono andata alla Lidl, ma prima di farvi vedere che cosa ho acquistato, sono prodotti per la skincare. Vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere un like, non costa nulla, di attivare la campanella per le notifiche, così saprete subito quando uscirà un mio video delirante, sarete tra i primi a vederlo. Benissimo, iniziamo! Allora, adesso ve li faccio vedere, poi quando li proverò, vi dirò quali sono le mie impressioni. Allora, ho comprato questo qua, che è esattamente una crema contorno occhi con melagrana bio e bacche di goji per una pelle più liscia con olio di argan bio vegan. Allora, mi ispirava molto. Poi mi piaceva molto questo colore, sapete che io sono affascinata da questa tonalità di colori, quindi così mi serviva una crema occhi, il packaging è questo, non so se riuscite a vederlo bene, sentiamo se si sente il profumo, io non sento, sniffo un po'. Oddio, l'ho fatto uscire, guardate che guaio che ho fatto. Sono un caso patologico di, vabbè, fa niente, me la spalmo un po' sulla mano e poi vi saprò dire. Una crema contorno occhi. Ho visto che ci sono altri prodottini di questa linea e li proverò anche gli altri. Assolutamente. Io non sento profumazione. O sono io col naso tappato. Allora, si spalma molto bene, è molto leggera, idratante. Ho detto che ve ne parlavo dopo, ma alla fine quella scusa che è uscita. Allora, sì, in effetti da questa bella idratazione, vi faccio vedere, la pelle è già più luminosa, si asciuga subito. Effettivamente, già sulla mano, già asciutta, ragazze. Sì, questa penso che mi piacerà. Poi ho comprato questo siero viso, formula idratante, aiuta il rinnovamento cellulare della pelle per una pelle dall'aspetto impeccabile.
Idrata intensamente e aiuta il rinnovamento cellulare della pelle. Dona un aspetto fresco. Quindi anche questo lo proverò assolutamente. Vediamo com'è dentro il pacchettino. Molto molto carino. Guardate qui che carino. Adesso qui la crema, il siero è così perché era ribaltata la scatolina. Molto molto carino. Vedremo poi quando lo testiamo, vi farò sapere. Andiamo col terzo prodotto. Questa crema viso, crema giorno. Q10, azione antirughe con vitamina E. Bene, questa pure dice che riduce e contrasta la formazione delle rughe, cosa che ovviamente purtroppo le rughe, ahimè, nostre nemiche. Allora, il packaging è così, ha questo bellissimo colore giallo, molto estivo, e tra l'altro, allora, una profumazione che a me ricorda, mi ricorda la crema solare, mi ricorda la crema solare. Però la testiamo anche questa, vediamo come si comporta. Ne ho sentito parlare bene comunque, eh? E sono tutti prodotti dal costo veramente, veramente, cioè, costano pochissimo. Ah, e poi ho preso, ho già aperto la scatolina, questa crema notte, sempre al Q10 Power, antirughe, rassoda e tonifica, perché effettivamente anche di questa abbiamo bisogno. Dice che va bene per tutti i tipi di pelle, quindi burro di karité, olio di macadamia. Correggetemi se sbaglio, scusate se sbaglio, creatina, contiene coenzima Q10 naturale, 100% identico al Q10 della pelle, rughe visibilmente ridotte. Anche questa è così, e il packaging è blu notte, bello, anche questo così, faccio vedere. E anche questa la proverò. Sì, ho già levato il fogliettino sopra. Profumo. È buono. Non dà fastidio assolutamente. Allora, questi sono i 5 prodotti. No, i 4 prodotti, ragazzi, sto fuori di testa. Sono i 4 prodotti. Ho bisogno di dormire. Dormo troppo poco. Allora, questi sono i 4 prodotti che ho comprato alla Lidl, li proverò, vi farò sapere, ma ditemi voi se avete già provato qualcuno di questi, come vi siete trovate, e se mi volete consigliare voi qualche prodotto per la skincare, molto molto volentieri, perché sono prodotti che mi piacciono assolutamente, i prodotti che riguardano la cura della pelle. A me piacciono molto perché mi piace prendermi cura di me stessa e penso che la pelle sia veramente, cioè, la base. Se uno ha una bella pelle e la cura nel tempo, si arriva a una certa età in un modo. Se tu la pelle non la curi, poi più avanti con l'età ne paghi assolutamente il prezzo, perché poi si vede la differenza di una persona della stessa età. È vero che poi entrano in gioco anche i fattori di genetica, eccetera, eccetera, però a maggior ragione bisogna, insomma, aiutare. Allora, spero che il video vi sia piaciuto, spero che così siete arrivati fino a qua. Se siete arrivati fino a qua, vi ringrazio tantissimo. Al più presto farò un altro video e niente, ragazzi, ci ritroviamo qui tra di noi. Un bacio e buona giornata o buona serata.